Frattanto giungono in un podere chiamato Getsemani. Dice ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, intanto che io prego». Quindi, presi con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, incominciò ad essere preso da terrore e da spavento. Perciò disse loro: «L'anima mia è triste fino alla morte. Rimanete qui e vegliate». Quindi, portatosi un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. Diceva: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Tuttavia, non ciò che io voglio, ma quello che tu vuoi». Tornato indietro, li trova addormentati. Perciò dice a Pietro: «Simone, dormi. Non hai avuto la forza di vegliare una sola ora. Vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione. Certo, lo spirito è pronto, la carne però è debole». Allontanatosi di nuovo, pregò ripetendo le stesse parole. Poi di nuovo tornò e li trovò addormentati. I loro occhi infatti erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Torna ancora una terza volta e dice loro: «Continuate a dormire e vi riposate. Basta, è giunta l'ora. Ecco che il Figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, chi mi tradisce è vicino». Nello stesso momento, mentre ancora parlava, giunge Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande turba con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani.